Ciao a tutti, io sono Guido e benvenuti nuovamente su Delicium. Nei video di oggi voglio farvi vedere come fare l'apple crumble, che è un dolce tipicamente inglese che avrò imparato a fare più o meno quando avrò avuto più o meno 14-15 anni. Infatti all'epoca sono stato ospite in una famiglia inglese, non a Londra ma in un paesino vicino a Londra, in uno scambio organizzato dalla mia scuola. E tra le varie cose che ho imparato, diciamo che questa torta è stata, diciamo, una dolce scoperta. In pratica è un dolce fatto con le mele e sopra c'è uno strato croccante di pasta frolla che ricorda un po' la sbrisolona veronese o mantovana. Infatti crumble in inglese significa briciola o briciole ed è l'aspetto che ha la pasta frolla nello strato superiore di questa torta. Ovviamente quella che vi propongo io è una versione vegana e ho fatto anche delle modifiche alla ricetta originale. Infatti in questa ricetta non trovate il burro, ovviamente, ma non trovate neanche la farina. Userò semplicemente dei fiocchi d'avena e della farina di mandorle. Quindi questa ricetta si presta anche per tutte le persone che hanno delle intolleranze oppure delle allergie al glutine. È il dolce perfetto per questo periodo dell'anno, quando comincia a fare un po' più di freddo, perché questa torta deve essere servita calda o comunque tiepida. Quindi, senza ulteriori indugi, mettiamoci il grembiule e cominciamo a cucinare. Per fare l'apple crumble vi servono 8 mele di medie dimensioni, 150 g di farina di mandorle, 2 cucchiai di burro di mandorle, 150 g di fiocchi di avena, il succo di un limone, 125 ml di sciroppo d'acero, 75 ml di olio di cocco sciolto e 4 cucchiaini di estratto di vaniglia. Allora, cominciamo a sbucciare le mele e a tagliarle a fettine abbastanza sottili. In una padella a fuoco medio mettete le mele, il succo di limone e 2 cucchiaini di estratto di vaniglia. Mescolate di tanto in tanto fino a che le mele non si saranno ammorbidite. Ci vorranno circa 15-20 minuti. In un pentolino unite e cuocete a fuoco medio il burro di mandorle, lo sciroppo d'acero, l'olio di cocco e 2 cucchiaini di estratto di vaniglia. Mescolate bene portando a bollore e quando la crema avrà un aspetto liscio toglietela dal fuoco. Bene, una volta cotte le mele non ci resta che accendere il forno a 180 gradi ventilato. Fatto! E adesso non ci resta che assemblare tutti gli ingredienti per lo strato superiore della torta. Incominciamo con i fiocchi di avena. E poi procediamo con la farina di mandorle. E adesso possiamo versare il liquido che abbiamo appena preparato, fatto con il burro di mandorle e lo sciroppo d'acero. E poi cominciamo a mescolare. Il procedimento per fare questo strato superiore è molto simile a quello per fare la granola. Infatti gli ingredienti bene o male sono gli stessi. Anzi, se volete una ricetta infallibile per fare una granola buonissima fatta in casa, cliccate qui sopra e vi lascio il link alla videoricetta. Inoltre, messaggio promozionale, se volete altre idee per piatti sfiziosi potete andare sul mio sito delicium.it dove troverete tutte le ricette che ho fatto qui su YouTube. Anzi, se non volete perdervi neanche una ricetta che pubblico qui su YouTube potete cliccare sul pulsante rosso qui in basso e iscrivervi al mio canale. Ovviamente questo mi farebbe un grandissimo piacere. Però adesso siamo pronti per assemblare tutta la torta e metterla in forno. La prima cosa da fare è versare le mele in una pirofila abbastanza grande che poi metteremo in forno. Una volta versate le livelliamo per fare in modo che si crei uno strato omogeneo. E adesso procediamo con il crumble granola e lo mettiamo sopra le mele che abbiamo appena messo nella pirofila. Anche qui procediamo con uno strato omogeneo della stessa altezza e cerchiamo di coprire tutte le mele.
Bene, e adesso siamo pronti per mettere l'apple crumble dentro il forno, dove dovrà rimanere per circa 25-30 minuti o fino a che la superficie non risulterà dorata e croccante. Noterete che le mele e il succo delle mele cominceranno a fare delle bolle che emergeranno da questo strato croccante, ma è proprio quello che vogliamo. Quindi, senza ulteriori chiacchiere, mettiamo la torta in forno. Fatto! Una volta ultimata la cottura, togliete la pirofila dal forno e servite l'apple crumble caldo o tiepido con della crema o del gelato alla vaniglia. Come al solito io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se la rifarete fatemelo sapere qui sotto nei commenti e se avete altre idee, altri suggerimenti per renderla ancora più gustosa, scriveteli sempre qui sotto così possiamo condividerli con tutte le persone che guarderanno questo video. Ovviamente la ricetta di questo apple crumble la trovate anche sul mio sito www.delicium.it e le foto di questa ricetta insieme ad altri piatti che io propongo le trovate sul mio profilo Instagram Delicium che vi lascio qui sotto. Inoltre rinnovo l'invito, sempre che voi lo vogliate, ad iscrivervi al mio canale YouTube cliccando sul pulsante rosso qui sotto con scritto iscriviti, dove troverete altri video di altri piatti molto molto gustosi e semplici da fare. Se vi iscrivete ovviamente a me farebbe un piacere enorme, inoltre se cliccate sulla campanella ogni volta che io pubblicherò un nuovo video qui su YouTube riceverete una notifica per andare a vedere la nuova ricetta ed essere sempre aggiornati su quello che faccio. Quindi vi ringrazio per essere stati con me durante la preparazione di questa ricetta e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!